prima di leggere questo articolo che io ho ritirato e ripubblico ora, consiglio di leggere quello che ha il seguente indirizzo di YouTube, così saranno risolte in partenza alcune osservazioni che altrimenti sono fatte e che mi hanno costretto a ritirare provvisoriamente questo articolo per mettergli questa premessa davanti, in modo che possiate capire che io faccio sempre ragionamenti assoluti, ossia riferiti sempre al ciclo dinamico 10, cui appartengono tutte le unità della fisica. Desidero mostrarvi ora come non solo la relatività generale di Einstein esista all'interno della relazione assoluta dell'essere uno e primo, ma anche il secondo principio della dinamica, quello che afferma che la forza è uguale all'accelerazione della massa. Voi sapete che l'accelerazione è la velocità di una velocità, quindi è una velocità al quadrato, così come anche C2 è una velocità al quadrato. Per cui noi possiamo osservare qui come la differenza tra l'energia e la forza è quella che nel secondo principio della dinamica relativo alla forza evidenzia la forza della massa, laddove la massa può essere intesa come quella quantità collocata in una superficie trasversale, sezione ideale di un fiume, che avanza alla velocità del flusso di quella sezione, e la velocità deve essere al quadrato, essendo una accelerazione, è determinata da una massa che non considera la forza delle relazioni interne alla massa, ma solo la velocità della massa. Quindi è corretto per il secondo principio della dinamica considerare la pura velocità, perché la massa è considerata ferma nella superficie e esercitante una azione solo nella sua velocità, mentre invece l'energia, che coinvolge anche l'energia interna alla massa, mostra questa energia non solo nel verso del flusso elettrico, ma anche nella sezione elettromagnetica. Per cui non è corretto che in C2 si consideri la pura e semplice velocità della massa, anche se quella della luce, perché la velocità della luce, così espressa, è relativa solo a una delle tre componenti. Detto questo, anche il secondo principio della dinamica giace all'interno del principio assoluto dell'unità e trinità, laddove, ripeto, l'unità è lo Spirito Santo stesso dell'unità, che esiste tutto in potenza in 10 alla 0 e comprende le forme sia dell'energia in potenza sia della forza prima che essa assuma il suo atto. L'atto totale
è espresso dalla relazione tra 10 alla meno 1 e 10 alla più 1, ossia dall'unità del ciclo moltiplicata per il ciclo intero dinamico. Vi dimostro come, applicando la formula della forza, noi arriviamo alla dimensione 10 alla 4 della nostra realtà. La massa totale possiamo immaginarla in un piano 10x10. La velocità totale in linea è 10, la sua accelerazione totale è 10x10, cioè 100. Quindi la massa è 100 e l'accelerazione totale è 100. 100% è 10 alla quarta come la nostra realtà.